Riconoscere la qualità delle opere è l'umano sentire, individuando nella cultura un messaggio di rilevanza sociale. È il premio Fiuzzi d'Oro che sabato pomeriggio, presso la sala consiliare del comune di Praia, è stato consegnato ai vincitori della seconda edizione, per le sezioni narrativa e poesia. Flavio Nimpo con la raccolta L'attesa e Felice D'Argenzio per l'opera Reginaldo e il senso della vita. Santa Impellizieri, presidente del comitato promotore Fiuzzi d'Oro, ha sottolineato il ruolo della poesia quale forma e senso della realtà. Raccontare la vita, le emozioni, ciò che accade, per raccontarsi, per esprimere se stessi, perché la poesia comunque rimane sempre, a mio avviso, la grande consigliera della vita. Vivere una vita di poesia, vivere una vita per qualche verso anche più facile. Il riconoscimento letterario ha ricevuto inoltre il patrocinio dell'amministrazione comunale praiese. Bisogna ricordare ai cittadini praiesi, specialmente a quelli più giovani, che questo premio è nato nel 1969. È arrivato alla quinta edizione, perché sono tre edizioni, mi pare, di quegli anni, e questa qui è la seconda edizione. È un premio che ritenevo, giusto riprendere, perché ha avuto dei fasti molto belli nel passato e andava ripreso. La città sta rispondendo a questo premio. Quest'anno sono aumentati i lavori in gara. Questo ci inorgoglisce molto perché il premio vuol dire che sta crescendo. E abbiamo cercato di portare avanti questo discorso del premio Fiuzzi d'Oro anche per destagionalizzare le manifestazioni che poi fanno parte di quello che è il cartellone estivo.